Ciao bellezze, tra poco arriva un nuovo video haul, dopo la sigla. Bentornate ragazze su Vaniglia Chic, il video di oggi è un video haul, finalmente vi mostro cosa ho acquistato, ho preso un po' di cosine, voglio mostrarvele, niente di che, insomma però mi piaceva l'idea, come sempre, di mostrarvi i miei acquisti. Inizio con i profumi, vi faccio una breve carrellata dei profumini che ho comprato, perché insomma ormai sono in un tunnel senza fine con questi profumi, per cui vabbè. È così. Allora, inizio con un profumo di Bottega Verde. Vi parlo di un eau de toilette e più precisamente ho preso Vaniglia Nera di Bottega Verde e era in sconto a 9,49 euro, per cui mi ci sono fiondata. Io poi quando sento vaniglia non rispondo più di me. Una vaniglia speziata, fortemente speziata, una vaniglia molto particolare, che a me è piaciuta tantissimo e che si evolve in una maniera davvero impressionante. Parliamo di un eau de toilette, ma sulla mia pelle si evolve davvero tantissimo, inizialmente molto insomma speziata e poi si addolcisce e viene fuori poi la vaniglia, ma ve ne parlerò più precisamente appena l'avrò testata per bene. Vi posso solo dire che è davvero molto molto buona. Se avete la possibilità, annusatela nei negozi di Bottega Verde perché merita davvero tantissimo. Ho visto anche il Tiare, che è anche quello vorrei, perché è davvero molto buono, ma insomma appena posso lo andrò sicuramente a prendere. Nel frattempo ho preso questo gioiellino che è davvero molto carina, anche la scatola. Ho comprato in farmacia un profumo, questo è Sofia ed è Verset ed è il dupe perfetto di Sì di Giorgio Armani. Io recentemente ho scoperto questi profumi di Giorgio Armani che mi piacciono tantissimo, infatti ho avuto la possibilità di annusare Sì Fiori di Giorgio Armani e anche quello è buonissimo, me ne sono proprio innamorata, ma ho intenzione di comprare proprio il profumo originale di Sì Fiori di Giorgio Armani perché mi piace moltissimo. Però avevo sentito il Sì di Giorgio Armani, poi ho avuto la possibilità in farmacia di sentire questo dupe e l'ho voluto prendere. Allora, i profumi Verset sono impressionanti per quanto riguarda i dupe e l'ho voluto assolutamente prendere. È un 15 ml, l'ho pagato 5,90 euro, è un formato molto piccolo, un 15 ml, ma va più che bene. Da settembre ci sarà la possibilità, sempre nella mia farmacia di fiducia, insomma chi ha l'espositore di Verset, ci sarà la possibilità di prendere il 50 ml a 14 euro, mi sembra, 13,90, e il 100 ml a 22,90, per cui c'è la possibilità di scegliere tra il 15, il 50 e il 100. Nel frattempo c'era soltanto questo da 15 ml, l'ho voluto prendere, ed è Verset Sofia, che è il dupe perfetto di Sì di Giorgio Armani. Io ho provato altri profumi di Verset, più precisamente ho preso Andrea, che è il dupe perfetto del Narciso Rodriguez, che è assolutamente buonissimo. Poi ho sentito anche Coquette, che è il dupe di Chloé, è anche quello molto buono, anche quello voglio assolutamente provarlo. Provateli i profumi di Verset che sono davvero molto molto buoni. Poi vi faccio vedere un acquistino che ho fatto da Erbolario sotto consiglio di Patrizia di Mandorla e Cioccolata, che io seguo perché è davvero meravigliosa, con una forte cultura per quanto riguarda i profumi, un'appassionata, una intenditrice di profumi, per cui io la seguo sempre molto volentieri. Sotto suo consiglio ho voluto prendere Iris di Erbolario, perché insomma lei mi ha detto che è un profumo meraviglioso e io insomma mi sono talmente incuriosita che sono andata ad annusarlo e appena l'ho sentito insomma l'ho comprato subitissimo, subito subito, mi piace veramente tantissimo Iris di Erbolario.
Mamma mia, che buono! E naturalmente, insomma, se ne avete piacere e vi interessa, vi parlerò poi anche di questo profumo in un video apposito. Se ne avete interesse, fatemelo sapere, lasciatemi qualche commento giù. Intanto ringrazio Patrizia per avermelo fatto scoprire, perché è davvero buonissimo. Questo l'ho pagato 22,90 euro, non era in saldo, ma va bene così perché è talmente buono. Insomma, non mi sono soffermata sul prezzo, anche perché i profumi Herbolario comunque sono prezzi di medium cost, sono molto molto accessibili, per cui va bene così. Poi mi hanno dato un po' di campioncini, eccoli qui, le creme solari come campioncini, e ancora l'albero di Giada, questa è una crema fluida della linea albero di Giada, ancora bagnoschiuma fiori dell'onda. Poi mi hanno dato un campioncino contorno occhi all'acido ialuronico, questo lo voglio provare perché sono sempre alla ricerca di contorno occhi validi, voglio provarlo. E in più mi hanno dato un bagnoschiuma gelsomino, il Jasmine. Questi sono i campioncini che mi hanno dato in negozio. Poi sono stata nelle profumerie Mallardo, ho voluto prendere il Cancella Età di Maybelline, questo è il Fair, in offerta a 6,90 euro. È la primissima volta che provo questo correttore, sono davvero molto molto curiosa. Prima di farvi vedere quello che ho acquistato da Sephora, vi mostro tre cosine che ho trovato su alcune riviste molto molto carine. Sulla rivista Silhouette, non vorrei sbagliare però perché adesso ho un vuoto di memoria, ho trovato questi due rossetti liquidi metallici della Essence, molto molto carini. Erano usciti in varie tonalità, tra cui anche un fucsia che non ho trovato, e poi insomma mi sono piaciuti questi due colori, ho acquistato due di questi giornali. C'erano questi rossetti, vi faccio gli swatch, molto molto carini. Questo è un viola bello, è un metallizzato, e questo è un nude, bellissimo anche questo. L'estate sono molto molto carini, ragazze. E la rivista, insomma, più il rossetto era in offerta a 2,50 euro, quindi un ottimo prezzo. Questi sono i colori, carinissimi, della Essence. Io adoro comprare questi giornali con gli omaggi, perché sono davvero delle cose carinissime che troviamo. In più troviamo anche la rivista, per cui va più che bene. E poi la settimana dopo l'uscita di questi della Essence, in un altro giornale, adesso non ricordo quale, onestamente non mi ricordo, ho trovato questo qui che è il nuovo lip gloss della Catrice Prisma. Lip gloss colorato, davvero molto bello. Questo, il giornale più lip gloss, l'ho pagato 1,50 euro. Vi faccio lo swatch, bellissimo anche questo. Questo è il colore, davvero molto molto carino anche questo. Poi vi mostro quello che ho preso da Sephora. Sono stata da Sephora perché da un po' di tempo ero in fissa con un fondo, quindi l'ho voluto prendere. Avevo il 20% di sconto, per cui mi ci sono davvero fiondata. Sto parlando del fondo della NARS, questo qui, ed è il Natural Radiant Long Lower Foundation. Questo è nella tonalità Mont Blanc, che è proprio la mia tonalità. Questo fondo costa 46,50 euro, ma con il 20% di sconto l'ho pagato 36,80 euro, per cui un prezzo molto molto accessibile. Questo è il fondo, è un fondo davvero meraviglioso, coprente, ma allo stesso tempo rende la pelle radiosa. Io tempo fa mi feci fare alcuni sample di questo fondo da Sephora, l'ho provato prima di comprarlo, mi ci sono trovata davvero molto bene, lo desideravo davvero da tantissimo tempo, per cui l'ho voluto prendere. Poi col 20% di sconto si può fare, insomma. I campioncini, è praticamente una crema idratante Sephora. E poi mi hanno dato un campioncino maschile di Saint Laurent, profumo, e il Mont Garlin Eau de Parfum, e questo, insomma, sono curiosissima di provarlo.
E questo per quanto riguarda Sephora. Poi sono stata all'OVS e ho voluto prendere alcune cosine che volevo da un po'. Allora, per prima cosa ho preso nello stand della Essence il mascara Lash Princess. Io ho provato quello col packaging verde e poi ahimè è finito, non sono più riuscita a trovarlo. E questa volta ho voluto provare questo qui in questo color arancione. Vediamo com'è questo Lash Princess, ma quello col packaging verde mi è piaciuto tantissimo, per cui penso che anche questo sia davvero molto buono. Lo proverò, poi vi farò sapere. Questo l'ho pagato sui 3,70 euro, penso. Adesso prendo lo scontrino, vi faccio sapere con più precisione. Allora, no, per l'esattezza questo l'ho pagato 4,19 euro, per cui un ottimo prezzo. I mascara della Essence sono assolutamente fantastici. E poi c'era lo stand della Make Up Revolution e insomma ho trovato finalmente una palette che avevo visto sul canale della mia amica Eliana, qui sul tubo, Eliana Carrieri, a cui mando un grande bacio, perché Eliana è una ragazza meravigliosa, ma davvero, a cui io voglio davvero tanto bene, che davvero ha capito io come sono fatta, davvero ha capito l'essenza di Mary. Poche persone capiscono davvero io come sono fatta, Eliana è una di queste, quindi le mando un bacio. E avevo visto questa palette, che è I Love Revolution Nude. È una palette completamente nude al costo di 9,99 euro. È bellissima, ragazze, sempre col pack a forma di cioccolata, cosa dire, è bellissima, quasi quasi mi dispiace anche usarla, talmente che è bella. E questa è la palette. C'erano davvero tantissime cose nello stand della Make Up Revolution e sicuramente ci farò un'altra capatina, perché davvero, insomma, ci sono delle cose molto molto belle. Questa è costata 9,99 euro. E penso che questo sia tutto. Sì, ragazze, questo è davvero tutto. Io vi ringrazio di avermi seguita, spero che il mio video haul vi sia piaciuto e fatemi sapere se anche voi avete fatto degli acquistini recentemente, che cosa avete comprato, insomma. Sapete che mi piace interagire con voi e fatemi sapere, insomma, se vi siete date alla pazza gioia con i saldi. Io vi mando un bacio, vi aspetto la prossima volta. Se siete qui di passaggio e non l'avete ancora fatto e vi va di farlo, iscrivetevi al canale e cliccate la campanella per non perdere i prossimi video. Seguitemi su Instagram e su Facebook, sono sempre molto attiva. Io vi mando un bacio, vi auguro, per chi fosse già in vacanza, buone vacanze e noi, se vi va, ci vediamo la prossima volta. Mi raccomando, fate le brave, perché a fare la cattiva qui sul tubo ci sono già io. Un bacio.